Meccanismi energetici nello sport, parte 2. Se avete visto il video parte 1, bene, in questo momento sapete tutto per quanto riguarda la produzione di energia. Ma vediamo in una gara vera e propria questa energia come viene utilizzata. Facciamo un esempio su tutti, una gara che magari tutti possiamo conoscere, anche se non pratichiamo ad esempio il nuoto. I 100 metri stile libero, che in vasca olimpica sono le due vasche, andata e ritorno. Bene, semplicissimo. Primo meccanismo anaerobico lattacido, che poi una parte riguarda l'ATP store e una parte riguarda proprio il meccanismo di creazione dell'ATP dalla fosfocreatina. Quando ci serve? Intanto nel tuffo, la parte iniziale, quindi lo scatto, il tuffo, la fase aerea, l'ingresso in acqua e la fase subacquea. In questo momento possiamo dire con tutta la fase subacquea, cioè alla fine dei 15 metri, che il nostro atleta ha esaurito gran parte delle energie proveniente dal meccanismo anaerobico lattacido. Con questo l'atleta può vincere i 100 metri? Assolutamente no, e quindi ha bisogno di avere un'altra energia che lo supporti, e questa è l'energia proveniente dal meccanismo anaerobico lattacido, quindi un'energia ad alta intensità che produce acido lattico. Vi invito poi a vedere il video relativo all'acido lattico, che consente di andare alla stessa velocità, molto probabilmente anche a velocità superiori della prima parte di gara, fino ad un certo momento. Quindi possiamo fare tutta la prima vasca, fare una virata, fare una parte subacquea molto avanzata, e arriviamo più o meno ai 75 metri. In questo momento l'atleta potrebbe essere al primo posto della gara. Potrebbe vincere la gara? No, perché gli mancano gli ultimi 25 metri. In questo momento ha bisogno di qualcos'altro, perché molto probabilmente quel meccanismo anaerobico lattacido non serve più. Ha bisogno di una parte di un'ulteriore energia proveniente dal meccanismo aerobico, da un meccanismo aerobico ad alta intensità, prevalentemente quello glicolitico. Quindi in questo momento il nuotatore cosa succede? Quando noi vediamo una gara, vediamo soprattutto gli ultimi 15 metri, gli ultimi 20 metri di una gara, vediamo che un atleta sembra sorpassare gli altri, sembra quasi partire da dietro e andare. Allora, questo atleta non sta sorpassando qualcuno e non sta aumentando la velocità, sono semplicemente gli altri che stanno rallentando proprio perché non hanno più l'energia a sufficienza. Quindi per vincere anche una gara di 100 metri stile libero abbiamo bisogno di tutti e quattro i nostri meccanismi, che ripetiamo sono l'anaerobico lattacido, anaerobico lattacido, aerobico glicolitico e aerobico lipolitico. Assolutamente sì. Quindi se stiamo preparando un allenamento per una gara anche solo dei 100 metri, attenzione, perché abbiamo bisogno delle energie di tutti i tipi, altrimenti non si va da nessuna parte e soprattutto non si vince. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e noi ci sentiamo al prossimo. Grazie.